Angelo, per noi tra un mese può iniziare. Spero che prendiate fuoco. E che quel giorno manchi l'acqua. E ci sia vento pure. E che i pompieri facciano sciopero. Negli ultimi anni ho riempito i teatri e venduto un sacco di libri. Non pensiate che io dica queste cose per vantarmi, non c'è bisogno di pensarlo, ve lo dico io, è così. Lo faccio per i miei amici, quelli di un tempo. Ora loro sono a spasso, senza speranze, senza futuro, sti scemi. Al mio paese mi dicevano, fai il coglione, adesso chi è il coglione? Ah, chi è il coglione? Chi è il coglione? Tutti laureati e a casa, perché non sono voluti partire. Sono voluti rimanere nella loro terra. Infatti quella zappano. Eppure male. Anche i contadini li prendono in giro. E non c'hanno la laurea. Comunque, fare il contadino non è umiliante. Non è umiliante. Ma fare il contadino con la laurea sì. Significa che hanno fallito due volte. Io invece sapevo che nella vita ce l'avrei fatta. Per questo me la sono presa comoda. Perché lo sapevo. Come facevi a saperlo? Perché sono il secondogenito. Che c'entra? C'entra. C'entra. Il secondogenito ha la vita spianata. I primi hanno tutte le cose nuove, l'affetto maggiore. Ma i secondi hanno una grandissima possibilità. Fare esperienza. Io ho imparato tutto da mio fratello. Lui si è sposato, io no. Lui ha avuto figli, io no. Visto, non ho fatto cazzate. Lui sì, io neppure una. Dice, ma ti davano i suoi giocattoli, i suoi vestiti, tutto quello che era suo. Lo so, è vero, è vero. Quello c'ha pure dei gusti di merda. Orribili. Poi ci ho messo 30 anni per rifarmi una mia personalità, ma non ha importanza. Perché quelle per me non erano cose usate, ma collaudate. Questo è il bello di nascere secondo. In tutte le cose nuove ci stanno le aspettative. Lui si è preso le delusioni, i traumi, i bocconi amari, i calci nel culo, e a me sono arrivati i risultati. Il secondo ha più possibilità di ragionare e valutare. Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, solo che non se n'era accorto, l'idiota, perché è stato il primo. E l'America oggi si chiama America per Amerigo Vespucci, che ci è andato per secondo. Ha seguito la strada di Colombo, ha preso i suoi appunti e l'ha fottuto. Quindi io ci tengo ad essere il secondo. E ci voglio rimanere. Non voglio partecipare a questa corsa di diventare primi. Ora c'è la gara a diventare primi. E si è superato ogni limite, si è superato. La gente è convinta di trasgredire, invece si è solo omologata. Io trasgredisco. Sono uno dei pochi che non ha tatuaggi. Non ci credete? Non ci credete? Questa è trasgressione. Fai la foto, fai, dai. In giro non lo becchi più un corpo così. Le uniche macchie che ho sono i nei, i tatuaggi naturali, pure nel linguine ce l'ho. Il tatuatore si schiferebbe a mettere le mani di sotto, solo il dermatologo ha avuto il coraggio. I tatuaggi. Aspetta che mi resta. Capito? L'estate scorsa in spiaggia ho visto uno tatuato dalla testa ai piedi che sembrava vestito. Era al mare ma vestito. La prima cosa che ho pensato è stata: non avrà caldo? Gli ho chiesto: perché ti sei conciato così? Per incidere i miei ricordi, mi fa. Che memoria di merda c'hai, mi risponde. Ti comprami un'argentina,
meno d'inchiostro e perdevi meno sangue. Io trasgredisco, non voi. Come? Sono astemio. Questa è trasgressione. Troppo comodo di dire cazzate da ubriachi, prova a dirlo da astemio. Dilettante, dilettante. Quando vado ad una festa, che bevi? Acqua. Sapreste fare una cosa così? Non credo. Ma guarda che abbiamo anche gli analcolici, anche l'acqua è analcolica. Quella mi devi dare. È a temperatura ambiente. Abbiamo solo fretta, che locale del cazzo. Io trasgredisco. Sono fidanzato da 14 anni con la stessa ragazza. Vi sembra una cosa facile? Vi sembra? Provateci voi se avete coraggio, provateci. Non state insieme da tutto questo tempo perché vi amate tanto? No, no, no. Perché la tradisco regolarmente. Per questo stiamo insieme, sì. E lei lo sa, glielo dico io, certo. Certo che glielo dico, per il bene del rapporto. Certo, non sono come quei maschi che tanto amate, che a casa vi fanno le coccole e poi si scoprono le altre. Senza dirvi nulla. Ipocriti. E vi fanno pure le coccole. E vi parlano con le vocine dolci. Bici, bici. Idioti, idioti. Non vi dicono mai quello che pensano veramente. Hanno paura. Non sanno che se vi dicessero in quale posizione vorrebbero farlo, voi gli direste di sì. E loro ancora non ve l'hanno detto. Incapaci. Appena vi sposate, iniziate a nascondervi tutte queste cose e poi vi separate. E cosa cambia? Niente, niente. Anzi, peggio. Col divorzio avete gli stessi problemi del matrimonio. Lei vi rompe i coglioni lo stesso, però se la fa un altro. E nelle posizioni che volevi fare tu. Non era meglio che le parlavi chiaro? Dovete imparare a dirvi le cose, perché l'orgasmo è come una droga. Per procurarvi quella dose che vi dà un effetto di 5 secondi, vi complicate la vita. Le vostre giornate, le cose che fate, le cose che dite, girano attorno al desiderio di raggiungere quei 5 secondi. E ridi, vero? E alcune volte neppure te li godi, perché ti interrompono. Ma per quei 5 secondi sfasciate le famiglie. Al lavoro assumete persone non qualificate che però ve la danno per quei 5 secondi. Quante telefonate segrete, quanti messaggi nascosti, quanti profili falsi per raggiungere quei 5 secondi. Pensa se duravano un minuto. Ora è così. Ah, finito. E guarda che casino combinato. Guarda tutto. Due figli con questa, due figli con quest'altra. Quattro figli per 5 secondi, quanto fa? Quanto fa? 20 secondi, 20 secondi. Nel tempo che Marcel Jacobs ha corso i 200 metri alle Olimpiadi, tu hai sfasciato una famiglia, rovinato la tua economia e ora sei nella merda. La medaglia d'oro la dovevano dare a te, la dovevano dare. Complimenti. Vi siete mai chiesti perché si chiamano cazzate? Perché le fa il cazzo. E questo è il motivo. Anche in passato l'orgasmo era un problema. Mi pare che ce l'avete solo voi questi problemi. Ma i saggi di un tempo lo hanno risolto. Come? Andando a buttare.
Pure mio nonno tradì a mia nonna, ma non è che si metteva con un'altra, ci faceva dei figli, no! Mio nonno, saggiamente, andava a puttane. E il suo matrimonio è durato 63 anni, non è andato a puttane. Il matrimonio, mio nonno sì, il matrimonio no. Mio nonno sì. Anni di felicità. Non c'è una foto in cui mio nonno non ride. Prima funzionava così. Non è vero? Ah? Sto dicendo delle cose strane? Sì? Dico delle cose strane? Sì? Se ti dicessi, donne, preferite che vostro marito vada con una vostra amica, con la quale poi ci fa un figlio, alla quale poi lui deve dare metà stipendio. Poi non parla più con i vostri figli perché loro lo odiano. Voi gliene fate di tutti i colori. Vi ammalate? O preferite che vostro marito una volta al mese va a puttana? Se aveste un cervello, mi rispondereste no, Angelo, ma certo che è meglio che va a puttane. Anzi, l'accompagnereste voi, Amore, tieni 50 euro. Dammene 100, per favore. Forse oggi mi faccio un'altra botta. Ok, amore, ma ti aspetto? No, tranquilla. Torno con Paolo. Anche lui il martedì viene a puttane con me. Poi vostro marito torna a casa, rilassato, e si mette a giocare con i vostri figli. Papà, anche oggi sei andato a puttane? Sì, amore mio. Che bello, così con mamma rimanete uniti. Invece voi donne siete la causa di tutto questo. Perché vi piace soffrire. Preferite dire alle vostre amiche, sai, ho scoperto che mio marito c'ha un'altra. Che bastardo. Fatela pagare. E sfasciate la famiglia. Voi donne avete dei pregiudizi nei confronti delle puttane. Razziste! Non pensate all'utilità del loro mestiere. E quindi vostro marito vi tradisce con la vostra amica. Siete voi che volete che la vostra amica diventi una puttana. Invece dovreste fare in modo che la puttana diventi una vostra amica. Perché vi salva il matrimonio. E non lo capite. Ora pensateci e datemi una risposta. Vi do 5 secondi. Vi saluto.